Eccoci ancora insieme, torniamo un pochettino finendo il nostro percorso ai problemi più che altro relativi alla cosiddetta chirurgia estetica, che è sempre chirurgia, lo ricordo, anzi alcuni aspetti di questi sono più vicini alla chirurgia ricostruttiva che non a quella che si intende per chirurgia estetica. In ogni caso, Silvia, 18-37 anni, ho un problema importante per me e la capisco, di un seno molto prosperoso, dice più di una quinta, che mi procura anche disturbi di schiena e altri disagi. E chiede giustamente se sia possibile fare un intervento di riduttiva, lo conosce, ci ha seguito su altri video, ma chiede se è un intervento veramente molto importante. Allora, tutti gli interventi sono importanti, poi se la sua domanda era più che altro se è un intervento che mi può dare dei problemi nell'immediato, nel post-operatorio, una lunga convalescenza, anche qui dipende dalle tecniche che ciascuna persona, o chirurgo meglio, utilizza, perché in effetti se si adottano particolari accorgimenti, ne ho spiegate tante volte, come ridurre la contaminazione del campo operatorio, raffreddare i tessuti con delle garze imbevute in soluzione fisiologica fredda con una fiala di amicacina per ridurre la contaminazione batterica, se subito dopo l'intervento si usa un ghiaccio chimico studiato apposta per ridurre, cioè per le ferite si utilizza la pressione negativa per cercare di far guarire meglio, è chiaro che tutto guarisce molto più facilmente. Tendenzialmente, personalmente, io cerco di mettere in atto tutti questi presidi per migliorare la chirurgia. L'intervento è relativo ovviamente alla grandezza della mammella, lei mi dice una quinta, non si può andare sotto una terza perché c'è una struttura biodimensionale sua, personale, che comunque va un po' mantenuta. Tendenzialmente si asportano tra i 300, 400, massimo 500 in una dimensione del genere. Per cui è un intervento che, ad esempio, col sistema sanitario difficilmente viene accettato. Per regola, una volta c'era, non so se ancora sia così, magari è meglio che si informi, che più di 500 cc per lato di mammella, allora può essere fatto col sistema sanitario. Se no, è un intervento ritenuto ancora all'interno dell'estetica e quindi privato. In ogni caso, facendo tutti questi accorgimenti, le mie pazienti escono il giorno dopo. Perché il giorno dopo? Perché il rischio che un vasellino si possa riempire e avere quella che si definisce un'emorragia limitata sempre è nelle prime 24 ore. Per cui se rimane ricoverata 24 ore va a casa che questo rischio è ridotto al minimo. Esce con la medicazione un reggiseno, non o difficilmente non do farmaci antidolorifici perché passate le 24 ore si risolve, esce con un reggiseno, fa un controllo a 7 giorni. A 15 e a un mese. E questo è il percorso. Dopo pochi giorni può riprendere la sua attività normalissima, è chiaro, non deve fare sport, per cui se tutto è fatto bene, veramente non è un intervento impegnativo. A presto.